E benvenuti in un nuovo mukbang. Mamma mia, raga, ma da quanto tempo che io non faccio un mukbang insieme a voi? Adoro troppo. Allora, oggi ho ordinato frittatina, che non so cosa c'è dentro, ma dopo vediamo. Poi la pizza con i crocchè, che sopra ci sono i crocchè, mozzarella, panna, penso, e prosciutto cotto. E poi ovviamente la mia adoratissima questa volta Sprite. Ancora non esce il video, quindi non lo sapete, ma sapete che io adoro la Sprite, anzi, no, non lo sapete ancora, però vi do questo spoiler. Io adoro la Sprite, sono troppo. Sì, raga, ogni tanto guardo perché non so quasi si spegne, non vedo, quindi. Quindi non mi dilungo in chiacchiere, iniziamo a mangiare la frittatina, cioè super super untosa. Adoro. Allora, sembra all'interno che ci sono piselli, spaghetti, mozzarella e prosciutto cotto. Che buono. Che bontà. Allora, Sprite. Comunque io la amo troppo. Allora, togliamo tutto questo basilico che a me non piace. Mamma mia, quanto ce ne sta? Ok. Addentiamo il primo pezzo e poi dopo ci concentriamo sulle domande. Un po' bruciacchiata. Quanto posso amare la pizza? Allora, questa volta su Instagram, raga, mi avete fatto tantissime domande, infatti ho dovuto selezionarle, quindi scusatemi se non rispondo a tutte, ma è proprio perché raga erano tantissime. Infatti ho fatto gli screen a tutte le domande che comunque volevo rispondere, perché altre già ho risposto in altri video, quindi mi sono concentrata su un altro tipo di domanda, quindi iniziamo subito. Vi mando, perché io inizio a dire i nomi e poi mi dimentico, quindi vi mando un grande bacio a tutti. Iniziamo con la prima, che non è proprio una domanda. Soffro di anoressia. Il vedere i tuoi video vedere i tuoi video mi dà un sacco di motivazione. Grazie mille. E questo io dico sempre che è una delle soddisfazioni più belle quando arrivo a voi, anche in quest'altro senso. Questo per me è una delle soddisfazioni più grandi. Continua, vai sempre avanti e non fermarti mai. Non fare vincere questa brutta malattia perché devi vincere tua. Andiamo avanti, dove ti vedi tra 10 anni? Cioè, raga, io tra 10 anni ho 29 anni, oh mio Dio! Ti piacerebbe trasmettere ai tuoi figli la tua stessa passione? Se un giorno dovessi avere dei figli, ovviamente sì, poi ognuno è libero di scegliere quello che vuole. Io cercherò in tutti i modi di trasmettere questa mia passione, però sicuramente loro avranno anche loro una loro passione. E dove mi vedo tra 10 anni? Non lo so, spero qui, però spero di essermi autorealizzata, quindi di avere anche una o più attività mie, lo spero veramente con tutto il cuore. E poi la vita sentimentale, non lo so se avrò dei figli, non avrò dei figli, boh, non si sa se mi sposerò, se non mi sposerò, queste sono cose che non posso sapere. Sulla vita lavorativa, un po' sì, perché comunque dipende tutto da me. Quindi spero in questo, poi se verrà altro accetterò tutto quello che poi si presenta davanti e poi vi aggiornerò. E solo a parlare di queste cose. Questa
me l'avete fatta tipo 4-5 volte questa domanda. Qual è il tuo obiettivo fisico? Allora, io non ho un obiettivo per dire, allora voglio le gambe così, il gluteo così, un addome così. No, mi conoscete. Ok, l'aspetto estetico, tutto quello che volete, ma io quello che punto di più è la forza. Avere un corpo forte, ma soprattutto avere un corpo in salute. Perché spesso quando si fanno determinate scelte, si ritrova poi dopo anni a non riuscire più a seguire quelle scelte perché proprio il corpo non ce la fa e poi si deve stravolgere tutto. Quindi no, io voglio un corpo forte, una forma fisica forte e niente, vediamo un po' cosa succederà. Poi. Comunque è tutta bruciata. Io sono un amante dei cornicioni, ma stavolta non penso che lo mangerò. Allora, mi avete fatto due domande di questo genere. Una è biscotti a dieta. Sì, raga, perché non si possono mangiare i biscotti? Ovviamente. Non è abolito nessun cibo, ma sono scelte che si fanno per un determinato periodo. Sarei anche un po' sciocca. Allora, se tu ti vuoi mangiare un biscotto, cioè assolutamente non succede niente. Anzi, vi dico sempre, è proprio quel cibo diverso dal solito, che sia un biscotto, una barretta al cioccolato. E come sempre nel mio video si devono sempre scaricare le pile. Fortunatamente avevo le pile di riserva, quindi continuo. Vi stavo dicendo, spesso sono proprio queste piccole cose che vi fanno proprio, vi impediscono di mangiarvi anche i piedi della tavola, quindi per cadere proprio nelle abbuffate. Quindi un biscotto sì, ma ovviamente anche da incoscienti mangiarsi 10 biscotti quando poi sapete che 10 biscotti su per giù equivalgono a 400 calorie, su per giù vi sto dicendo. Se io già ho un fabbisogno giornaliero indietro a 1000, a dieta a 1200, cioè fatemi un po' il conto se vi mangiate 400 calorie alla fine, quante calorie vi rimangono per i pasti successivi? Pochissime, quindi è anche un'esigenza diversa. Se tu stai in massa, anche se ti mangi 4 biscotti la mattina, non ti fa niente perché tu comunque hai tanti macros a disposizione, tante calorie. Quindi non è che sei vietato perché quel biscotto ti fa ingrassare, no, perché se tu consideri, ti mangi 6 biscotti, per esempio, prendi solo carboidrati e grassi, tu con quelle 300-400 calorie, ma vi sto dicendo una media così, va, mettiamo 300 calorie, ti fai dei pancake proteici. È proprio lì sta proprio là la diversità proprio dell'alimento in sé che voi andate a scegliere. Poi è anche un altro tipo, ma i biscotti di All Sapment sono uno, no, scusatemi, ma i budini di All Sapment sono uno sgarro, oppure si possono mangiare a dieta? Una domanda del genere, sì, raga, potete mangiarveli, i budini sono dei budini proteici, ovviamente se a voi quando mangiarveli, eccetera, cioè una cosa del genere, ma non ricordo bene, però non consideratelo quello sgarro, oppure che non si può mangiare. Perché vedete già, da biscotto a budino proteico stiamo parlando di due cose diverse. È troppo buona, pure fredda è buona. Di solito quanti cheat day fai al mese? Dipende. Ci sono mesi in cui io non li faccio proprio, tipo nel periodo di definizione l'avete visto, perché per me cheat day non sarebbe solo una 10.000 calorie, ma anche di superare di 1000 calorie il mio fabbisogno giornaliero. Per me quello è già un cheat day. Ovviamente, tipo in questo periodo di dicembre, adesso è novembre, io già mi sto preparando tante challenge e tanti video tra cheat day e non, per il mese di dicembre, quindi questo mese ho fatto pure due challenge a settimana.
ne farò sicuramente pure tre video assaggi, eccetera, però io mi riesco a aggiustare. Infatti spesso mi dite, ma il tuo petto, ma mi avete detto nel video della bilancia, ma tu sai un peso in stallo, perché non è possibile che sia sempre sullo stesso peso, ma assolutamente no. Il peso si vede quando è stallo, che sta in stallo, che anche quando mangiate tanto tanto tanto, non mettete chili, non dimagrite più, allora dici, ma com'è a bilancio? O sono io che sta succedendo? Ma io invece, quando tipo faccio food challenge, io lo vedo quel chilo in più, quei 2 chili in più, ma sono chili dati da, no, da dal grasso corporeo e gonfiore, che io dopo un giorno, 2 giorni, ritorno in me. Non sono chili, sono diversi da chili presi in un giorno e da chili accumulati nel tempo. Quella è un'altra storia, quello è diverso, perché nel tempo si sarà accumulato anche grasso corporeo, eccetera. Quindi è questa la distinzione. Poi, ti capita di avere talmente tanti prodotti da metterti ansia di non consumarli prima della scadenza? Sì, no? Specialmente tipo prodotti che acquisto io al supermercato. Infatti spesso dico, vabbè, sta settimana ho tot challenge da fare, non ci vado proprio, consumo quello che ho perché è inutile. Specialmente in questo periodo, tipo yogurt che poi iniziano a scadere. Mi capita, raga, mi capita pure a me. Però mamma che dice, Giulia, questo sta per scadere. Di sicuro io avrò tutta la bocca sporca di nero, sicuro proprio. Credi di aver imparato qualcosa sulla vita in questo periodo difficile tra Covid e quarantena? Assolutamente sì, non tanto sull'affetto per quanto riguarda quanto ti possono mancare le persone, perché quello no, più che altro perché vabbè, quello c'è sempre quando non vedi una persona da tanto tempo, anche con o senza Covid, senti quella mancanza. Ma sta proprio nel fatto di capire le piccole cose. Ma io in questo periodo, quindi questo anno, è vero che è stato un brutto anno perché l'abbiamo vissuto più in casa che fuori, abbiamo visto poco la nostra famiglia, i nostri parenti, amici, eccetera. Ci siamo divertiti poco, però è stato un anno molto bello per me, proprio perché ho capito e mi sono riscoperta ancora di più, ho capito tante cose, ho capito che io stavo cercando altrove me stessa, ma anche a livello lavorativo e non. Perché sono così, se una cosa non ci batto la testa, io non capisco. Stavo cercando altrove, ho fatto bello, quando poi ho capito che avevo tante di quelle cose e che avevo il mio futuro attorno a me, tra le mie mani. E quindi mi sono un attimo fermata e ho detto, aspetta, perché fai questo? Guarda che attorno a te hai questo, questo e quest'altro. E quindi perciò a volte penso, se ci stiamo creando qualcosa, dobbiamo continuare, perché non tutti sono capaci di fare la stessa cosa. Infatti, ognuno di noi è bello proprio perché siamo tutti diversi. Quindi hai questa cosa attorno a te, oh. Cerca di concentrarti su questa cosa, ma di andare sempre avanti. Hai questi sogni e li devi portare avanti. Vuoi fare questo, lo devi fare. Quindi ho riscoperto ancora di più quello che avevo intorno a me, oh, e che prima non vedevo. Quindi sono contenta della scelta che ho fatto e che sto facendo. E nelle tante cose che sto facendo pure. Comunque questo cornicione è mangiabile. Cioè, va bene. Quindi per questo spesso non lo so, pensiamo che il nostro futuro sta altrove, che quando invece poi bisogna un attimo fermarsi, realizzare e dire no, aspettate un attimo, cosa sto facendo? E quindi sì, quest'anno di Covid, chiamiamolo così, oh, mi ha portato a capire tante cose e a riflettere su tante cose. Allora, serie TV preferite?
Allora, in questo periodo di quarantena, il nonno, veramente mia sorella abbiamo fatto Netflix di fuoco. Allora, quelle più recenti sono state Vis-à-vis. Oddio, pensavo che si era spenta di nuovo. Vis-à-vis, mamma mia, ragazzi, siamo stati tipo 3 settimane, perché sono 5 stagioni. Ma è uno spettacolo, ve la consiglio. Poi stiamo vedendo. Ma allora, raga, io questa serie TV mi confondo sempre perché, ma ve lo dico perché. L'abbiamo iniziata domenica. E comunque si chiama, ve lo dico subito. Sì, scusatemi, mi arrivano i messaggi. Va bene. Si chiama Sparita nel nulla. Allora. Questa serie TV è una stagione, non so se ci sarà un continuo perché penso che è uscita da poco, ma raga, troppo bella, infatti io e mia sorella in 3 giorni l'abbiamo quasi finita, bellissima. E poi una che mi è piaciuta tantissimo è stata la prima serie, una delle prime serie TV che ho visto insieme a mia sorella è Peaky Blinders. Peaky Blinders, non so come si dice, comunque quello, quella serie TV, raga, ma innamorata su tutti i sensi, mi è piaciuta tantissimo. Poi, come riuscire ad accettare e superare i timori, il timore del giudizio altrui? Mamma mia. Allora. Allora, questa cosa dell'essere forte, perché per fregarti nel giudizio degli altri devi anche essere forte, perché puoi pure dire no, a me non interessa, e poi dopo ci rifletti su e ci rimani molto male. Quindi è una cosa che ce lo devi avere dentro, devi essere tu a dire a me non mi interessa proprio, per me potete dire quello che volete. Io questa cosa l'ho imparata qui su YouTube, proprio perché ci sono tanti squali cattivi e tu devi cercare di scappare da questi squali e di non farti prendere e divorarti. Perché sappiamo che su queste piattaforme, che sia YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, di tutto e di più, anche una persona vicino a te, tu devi imparare a fregartene. Ovviamente, se una persona sta facendo stronzate, la mette a posto suo, perché io quello mi riesce molto bene. Se una persona puntualmente è sempre la stessa, vuol dire che o ti sta invidiando o soffre di qualcosa o non sta bene con la testa. Quindi vedi un po' tu. Purtroppo. Purtroppo le persone ti giudicheranno sempre, ma. Se sei vera, questo parla anche per me, se sei vera in qualsiasi cosa, le persone lo capiscono e ti apprezzeranno, quindi devi andare sempre avanti per la tua strada, perché altrimenti tu resti indietro, loro sono contenti e che si fa? La vita è una, non stia pure affogando, la vita è una sola. Vabbè, raga. Il livello dei MacBank. Ok. Riusciresti a non allenarti per un lungo periodo di tempo e a gestire la situazione senza ansia? Allora, raga, purtroppo per chi si allena con i pesi, ma anche in generale ci possono essere sempre infortuni, eccetera, ma può succedere qualsiasi cosa. Raga, io penso di sì, perché comunque può sembrare uno spiaggia, ma sono stata l'anno scorso tutto il mese di agosto ferma, che non mi sono allenata. E stavo bene, facevo altro, ok che gli allenamenti fanno parte di me, della mia routine, ma anche tipo in generale, se una settimana io invece di farmi i miei 6 allenamenti classici ne faccio solo 2 o 3, non fa niente, perché ho occupato il tempo, significa che non avevo tempo, ho occupato il tempo in altro. Specialmente ultimamente, in questo mese di novembre, io non mi riesco ad allenare costantemente tutti i giorni. Invece di allenarmi 6 volte, mi alleno 4 volte, non fa niente. Però l'importante è essere sempre sereni con se stessi, perché ragazzi, se non mi alleno e ho tipo, che ne so, un infortunio, devo pensare all'infortunio, all'allenamento, all'ansia, a me, il fisico e tutto questo. Quindi, ragazzi,
Io penso di sì, ci riuscirei tranquillamente. Ok, ci sta sempre, oddio, no, quella cosa un po' di malinconia, però raga, la vita continua, cioè, po', ok, un mese ferma, 2 mesi ferma, poi riparto a bomba. Andiamo avanti. Si è spento? No, ok. Allora, ogni quanto si possono fare le challenge con tante calorie per non ingrassare? Allora, non è che se tu fai... Allora, non è che se tu fai 2 challenge non ingrassi, e se ne fai 4 ingrassi o se ne fai 6 ingrassi, no. Dipende sempre, perciò raga, le challenge non possono farle tutte. Per questo le challenge non possono farli tutti, perché per fare una challenge devi essere consapevole di quello che vai a fare. Vi parlo di me. Come vi ho detto prima, questo mese sarà pieno di challenge da fare, da video da programmare, però io riesco sempre a rientrare nei miei panni perché ho imparato a gestirmi. Pensate a una persona che già quotidianamente conta di tutto, non sta bene con se stessa, non farà mai una challenge perché avrà sempre il magone, oddio no, che sto facendo, oddio di qua, oddio di là. Perciò, raga, le challenge non sono per tutti. E ultimamente voglio aprire una parentesi sul web, le sto vedendo di tutti i colori, cioè veramente che mangio per 24 ore oppure non sono 24 ore. E quindi io penso, voglio aprire una parentesi anche su questo. Io sono contenta delle challenge che porto e di come affronto le challenge, della persona che sono quando faccio i video, ma specialmente quando faccio le challenge. Perché ragazzi, io dovessi fare una challenge per prendervi a tutti per i fondelli, solo per prendermi quei soldini in più e poi non porto a termine una challenge, oppure ok, ho finito la challenge e poi la challenge l'hai fatta così che è barato, ma pure per te stesso, per te stessa, cioè, ma come ti senti? Io mi sentirei una cacchina. Cioè, per questo, ragazzi, dai, io che faccio challenge, a volte vedo determinate challenge, dico... Questo o questa la challenge non l'ha fatta come si deve. Quindi è inutile prendersi in giro, però la cosa che mi piace di più è che voi lo notate, dice no, tu sei sincera al 101% quando vai alle challenge, perché io sono così. Voglio fare una 24 ore solo quell'alimento, io in 24 ore mi mangio solo quell'alimento. Mamma spesso vicino a me fa, ma con me tu non mangi? E dico, mangiati questo. No, mamma, sto facendo una challenge. Ma veramente, te lo giuro, faccio ma, sto facendo una challenge. Ve lo può testimoniare tutta la mia famiglia che è così. Poi andiamo avanti. Quando e come capire se si è diventati troppo fissati per la dieta? Quando qualcuno, qualsiasi persona, ti vuole dare anche un cioccolatino, tu dici, non lo dici, però in mente, nella tua mente fai, ma quanti macros mi sono rimasti? Ma ce la faccio se mangio questo cioccolatino, i carboidrati a qua. La raga, quando fate questo, quando la vostra mente inizia a fare questo giro, siete entrati. Poi, se seguendo il collegio, sinceramente non, è un programma che non mi ispira proprio. Ho guardato la prima proprio, come si chiama? La prima edizione, secondo me, non lo so da quanti anni fa, ma vi parlo di anni e anni fa. È carina, sì, io, però sinceramente, ragazzi, non ci trovo niente di eclatante, ma sono gusti personali, quindi no. Ho visto che sei single, pensi o ti piacerebbe essere fidanzata? PS, adoro i tuoi vlog, grazie mille. Sì, raga, sono single, ho 19 anni. Sì, raga, sono single e va bene così. Come si dice? Se qualcuno è destinato a te, troverà il modo per raggiungerti. Il mio si è perso nel bosco. Qualcuno l'ha trovato?
Allora, puoi spiegare la differenza tra le varie tipologie di proteine, le loro caratteristiche, quali e quando consigli di assumerle? Allora, io ti parlo proprio per i dati di fatto. Sappiamo che ormai ci sono tantissime proteine diverse. Ci sono le whey, le isolate, le idrolizzate. Egg protein, quindi proteine date dall'uova, abbiamo quelle vegane, no scusate, sì, quelle vegan, abbiamo davvero tanti, quelle da caseina, abbiamo tantissimi tipi di proteine, veramente. Io vi parlo, di solito io utilizzo o le whey o le isolate, punto. Quelle per quanto riguarda il siero dell'uovo, là non mi piacciono, quindi l'egg protein non mi piacciono per niente, sono proprio di uova, a me non piace. Allora, per quanto riguarda, io di solito quando mi dite Giulia, devo fare un ordine sul supplement, mi consigli le proteine? Io vi faccio sempre la stessa domanda. Ok, per cosa acquisti le proteine? Per quale motivo? E di solito quando mi dite no, io le voglio usare solo per dare una quota di proteica in più ai pancake, tipo utilizzo solo la farina d'avena normale, quindi non aromatizzata, quindi voglio dare quel gusto in più, ma avere più proteine, la voglio utilizzare il pomeriggio come lo snack nello yogurt, allora io vi dico, ok, allora fai una cosa, prendi le whey, tipo sul supplement faccio un esempio, ci sono Smarts, Snickers, Twix, che quelle sono solo whey, allora io di solito dico, prendi quelle perché sono molto buone, se devi fare un pancake sono anche molto più sfiziosi, però vi faccio un esempio di un'altra persona. Giulia, mi consigli delle proteine post workout? Ok, io ti dico, se tu per le tue esigenze non riesci a consumare un pasto solido, che ovviamente i suoi tempi di assimilazione, quando, visto che in un pasto solido mangiate sempre proteine, carboidrati e grassi, di solito vi faccio il piatto completo, i tempi di assimilazione sono molto più lunghi rispetto proprio ad uno shaker di proteine isolate. Quindi che lo shaker di proteine isolate, il suo tempo di assimilazione è molto più rapido rispetto al cibo solido. Quindi io vi consiglio, ok, post workout, non rientri a casa, devi andare subito al lavoro, ok, prendi questo tipo di proteine, però ragazzi io vi consiglio sempre in un post allenamento di non prendervi solo lo shaker di proteine, perché se fate questo fatevi un po' i conti vostri, che comunque è una cosa che mangiate un piatto, è una cosa con le proteine, quindi. Ovviamente se voi scegliete per esigenze, dice no, vabbè, però io dopo 4 ore, per esempio, vado a farmi la merenda, vado a fare la cena, allora ok, prenditi questo shaker, che i tempi di assimilazione sono molto più rapidi rispetto al cibo solito. Quindi sta qui la differenza, ma se voi dite no, no, io mangio il cibo solito, io vi dico, vi parlo per me. Io spesso sto a casa, quindi consumo pasti solidi, eccetera. Quindi di solito non mi viene proprio di andare ad utilizzare le proteine in polvere. Io mo ce le ho là, perciò guardo. Quindi non le utilizzo tanto, proprio per questo motivo. Non è vero che le proteine, come si diceva prima, vi fanno mettere i muscoli. Ragazzi, tutte stronzate, non pensate a queste stronzate. Ovviamente, ragazzi, io ve l'ho detto molto papà perché altrimenti ce ne andiamo domani. Poi andiamo avanti. Ok, la videocamera è ancora accesa. Vabbè, questa è già l'ho smatta. Ti capita o ti è mai capitato, Dio, che qualcuno che ti ha deluso continua a mancarti ugualmente? Allora, mangiamo un attimo. Allora, tutto sta dal grado di delusione. Se parliamo di, ma no, aspettate, il grado di delusione. Ad esempio, se io sono drastica. Sono drastica e quando devo fare delle cose sono molto impulsiva. E a volte questa cosa del mio carattere non mi piace per niente. Ecco il mio difetto, sono troppo impulsiva. A volte faccio cose che poi me ne pento subito. E io vi dico anche una cosa, dipende, se una persona mi ha ferito e si è comportata male con me, quindi la volevo, gli volevo molto bene, mi ha deluso, per me si è completamente cancellata dalla faccia della terra, nel senso che ti vedo, non me ne frega proprio, è come se tu non ci fossi per me.
E poi quando quella persona ritorna io non ci sarò per niente, anche se mi chiede scusa o dipende poi da quello che mi ha fatto, io non ci sto. Invece, se è una persona che io mi ha deluso a grandi linee, però per tanti fattori si è dovuta allontanare da me, per qualsiasi cosa, sia in qualsiasi ambito, però quella persona ti ha fatto del bene e ti è rimasto, anche se per poco, qualcosa di bello. Ti resterà sempre nel cuore, sempre. Passeranno gli anni, ma tu te la ricorderai sempre. E è una cosa che poi ti farà male, però poi ci pensi, 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 dici, vabbè, doveva andare così. Però sono quelle persone che sono importanti per te e che se anche in una giornata fai tante cose e non le pensi, avrai sempre quei 5 minuti al giorno o la notte specialmente che ti metti a letto e pensi a quella persona, pensi a tutto. Quindi se una persona vi ha lasciato qualcosa di bello succede così. Poi andiamo avanti. Io che toglio tolgo tutto, vabbè. Quanti passi liberi ti concedi in definizione e quanto in fase di massa? Allora, in definizione ormai sapete, io ho fatto 3 mesi di definizione. Io non mi concedevo nessun passo libero. Se tipo una settimana volevo mangiarmi una pizza, io cercavo tutti i giorni di lasciare, già avevo poche proteine, scusatemi, poche calorie, di lasciarmi sempre quelle 100-200 calorie al giorno. Per poi concedermi questo pasto libero, che poi tanto pasto libero non era, perché comunque erano le calorie che io dovevo introdurre in tutta la settimana, che non ho introdotto, allora come se io le raggruppavo tutte quante insieme per poi farmi mangiarmi una pizza, 3 pezzi di pizza, 4 pezzi di pizza. In più, quella settimana cercavo sempre di di unire insieme allenamento cardio. Tipo, quando una giornata camminavo molto, dico ok, va bene, ci sta. Però veramente ho fatto un periodo di definizione che mi ha seguito molto drastico, cioè non drastico, perché oddio, sono stata sempre a calorie tra virgolette alte rispetto a una fase di cut, eccetera. Però ho fatto un bel periodo di definizione, i risultati si sono visti subito, proprio perché, raga, non avevo tanto da perdere. Comunque da fase di massa ho dovuto stoppare perché poi c'è stato il lockdown e tutto, e quindi stavo in una fase di mantenimento. Però mi sono trovata molto bene, i risultati li ho visti e quindi è andata molto molto bene. Invece, per quanto riguarda la fase di massa, io sono stata, cioè per quanto riguarda la fase di massa, io l'affronto diversamente. Questa è la mia fase di massa, quindi ok. Voglio registrare una challenge? Ok, quella mi rientra tranquillamente nelle mie calorie perché so 2000 calorie, quindi posso giostrarmi bene, poi mi alleno, cardio, eccetera, tante cose. Ovviamente una challenge più lunga, tipo quando andiamo a affrontare 7000-10000 calorie, quello è un altro discorso. Che poi penso che faremo delle cose insieme, ma più in là vi aggiornerò, vedrete tutto nei video. Quindi io non conto neanche i pasti liberi nella fase di massa, perché quando si ha tante calorie, ma che pasti liberi volete fare? Poi andiamo avanti, penso sia l'ultima domanda. Mamma mia, raga, io non ve lo giuro, mi mancherà tantissimo questa postazione, ma non vedo l'ora di cambiarla perché non mi sento più i piedi e le gambe. Io non me le sento più. Pensate a stare con le gambe incrociate per mezz'ora, mamma mia, non me le sento più. Infatti, quante volte ho rischiato di slogarmi una caviglia perché il piede non me lo sento proprio più. Quindi mettiamoci un attimo comodi. Ah, mamma mia, raga. Non me lo sento più. Poi, quando sfori un po' le calorie il giorno dopo che fai, raga, dipende cosa voi intendete di sforare. Per me sforare di 2000-1000 calorie, allora poi mi regolo. Mi alleno comunque, cerco di avere ancora di più uno stile ancora più attivo, abbasso un pochino i carboidrati perché sai, di solito gli sgarri o le challenge sono sempre ricche di carboidrati e grasse e povere grassi e povere di proteine. Sei soddisfatta della tua condizione raggiunta col cut? Sì, anche se non era proprio cut, però in definizione sì.
Faresti un prima e dopo della tua fase appena finita, quindi del tuo periodo di definizione appena finito? Ma sinceramente non sono solita a fare un prima e dopo perché mi piace parlare. Sapete che sono una persona che non mi piace mostrarmi, cioè nel senso non mi piace mostrare il mio corpo. Forse boh, un giorno qualche foto ci sarà, ma vedete pure su Instagram, sempre vestita, in tenuta normale. Non mi piace neanche indossare in palestra, qui ovviamente non ho scelto i palo di mea, o a casa far vedere l'allenamento con quei pantaloncini striminziti che io li odio, perché raga, dai, parliamoci seriamente. Mamma mia, raga, ma per quanto tempo ho parlato, oddio mio. Mamma mia, raga, ma per quanto tempo ho parlato, sei ritornata a staccare la videocamera, perché mezz'ora l'ho fatta sicuramente. Voglio dire solo una cosa, non so dove si è spenta, mannaggia. Io che non vedo l'ora di prendere un bello specchio qua avanti, cioè dall'altra parte. Comunque, non che non ho, io non ho niente contro a chi si allena con i pantaloncini corti o striminziti, per chi espone troppo il suo corpo su Instagram, Facebook, YouTube e quel che sia. Assolutamente non voglio dire questa cosa. Ma mi stavo affogando di nuovo. Non voglio dire questa cosa. Ma vi parlo di me, io sono una persona che mi piace farvi vedere, mi piace farmi vedere vestita, punto. Pensate che a parte pure le mie foto di check ce le ho, perché non è che non le faccio, ma le faccio per me, infatti sono tutte in intimo. E proprio anche perché non è che metto lì a mettermi il costume, no, perché sono foto mie, so che non le pubblicherò mai. Quindi io non mi piace andare oltre a quello, io sono così, mi vedrete sempre così, spesso me lo chiedete, ci fai vedere la tua condizione fisica? Ecco, quella che vedete nei video, quella è la mia condizione fisica. Chi giudica, chi fa, perché penso che ha il telescopio, non lo so, a posto degli occhi, non lo so, ma a me non interessa. Detto ciò, chi lo fa, ognuno è libero di fare ciò che vuole, assolutamente. Io non sto dicendo niente, quindi non voglio che le persone si sentano in causa per quello che ho detto, ma assolutamente no, io sto parlando proprio per me. Io sono così, punto. Poi non so dove mi sono fermata, poi dopo quando edito vedo, mangiamoci la frittatina, quindi raga, non vado avanti, avevo altre domande, ma meglio che mi fermo perché secondo me ho parlato già per 50 minuti, sicuro. Ma scusatemi, ecco perché giuro di fare i mukbang più spesso. Comunque sembra pasta e piselli. Vediamo che lettera esce. L. Ultimo sorso. Mi stavo strozzando di nuovo. Va bene. Con le mie mani poco sporche, poco nere. Io spero che anche questo video mukbang vi sia piaciuto. E niente, quindi noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!